Raga, certo che porca puttana, ma manco il 14 agosto al mare uno si può rilassare. Guardate che spettacolo, guardate che meraviglia. E io, capito, mi devo incazzare pure il 14 agosto grazie ai freaking che non capiscono che un giocatore come Dybala, che questa notte ovviamente ci sarebbe stato ieri sera questo incontro tra il suo agente e gli arabi, gli agenti della società araba Al-Qasiyad, mi pare che si chiami, che si hanno dei nomi che sta assumendo tutti, poi fa anche confusione. Dybala, ragazzi, sostanzialmente da quello che è trapelato, ha raggiunto un accordo con questa squadra di massima, l'ingaggio, si parla di 25 milioni di euro l'anno di ingaggio addirittura. Prima le altre società avevano offerto 15 all'anno, adesso si parla di 25 per un contratto triennale, quindi sarebbero 75 milioni di euro, cioè io capisco tutto, io tutto capisco. Ma a me risultava che la moglie di Dybala, ad esempio, non aveva nessuna intenzione di lasciare Roma, anzi si trova benissimo, e che Dybala stava bene a Roma. Io capisco che sono cifre che farebbero vacillare chiunque, perché è normale che è come se voi avete uno stipendio di 1500 euro al mese, 1300 euro al mese, arriva uno e ti dice ti offro 25.000 euro al mese per fare questo lavoro, io lo capisco, però bisogna capire che il pallone è qualcosa di molto particolare, il pallone non è un'azienda normale, è un'azienda che va a toccare il cuore, la passione di un popolo. Un giocatore di calcio quando rappresenta, tanto vi faccio una bella panoramica, e questo è uno spettacolo, guardate, un borgo marinaro che è una cosa spettacolare, l'Italia purtroppo, vedete, l'abbiamo messa in mano agli italiani purtroppo, ma guardate, guardate che meraviglia. Dicevo, un giocatore di calcio che veste una maglia di una città, di una società così importante, con una tifoseria del genere che accolse, come ricordate, Dybala come un re al Colosseo Quadrato, al suo arrivo a Roma, anche per fargli capire in un modo molto tangibile, diciamo, dove era arrivato, dove era capitato. E io non ho nessun dubbio sul fatto che Dybala si sia impegnato a fondo, gestito anche male, forse in alcune occasioni quando si poteva far riposare, e si è sempre cercato di farlo giocare le partite importanti anche quando non era in perfette condizioni. Io sono convinto che lui si sia impegnato a fondo per la Roma, perché non dimentico le lacrime di Paolo Dybala, le significative lacrime dell'argentino subito dopo la famigerata Roma-Siviglia, una partita nella quale Dybala giocò praticamente con una gamba sola e rischiò seriamente di farci vincere l'Europa League, che purtroppo, me ne convinco sempre di più, avrebbe cambiato la nostra storia recente, perché avremmo finalmente vinto questa coppa che manca nella nostra bacheca, ci saremmo qualificati in Champions, avremmo giocato la Supercoppa Europea, che stasera l'Atalanta, un Atalanta qualunque, si va a giocare contro i supercampioni titolatissimi del Real Madrid di Carlo Ancelotti, avremmo potuto vivere anche noi una serata meravigliosa del genere, magari avremmo perso, ma tanto ce la saremmo giocata, e chissà, il 16 agosto, 14 agosto, una partita può anche girare in 90 minuti, qualche episodio fortunato anche a nostro favore, e ce la saremmo potuta giocare anche quella. Tutto questo non è stato possibile, grazie all'arbitraggio che tante volte abbiamo censurato e sanzionato, e purtroppo non sanzionato ma condannato, ovviamente senza poter sanzionare come avrebbe meritato questo arbitraccio proprio, che fu mandato chiaramente a giustiziare le speranze del nostro popolo, tra l'altro poi creando le premesse per anche per la cacciata di Mourinho, perché se Mourinho avesse vinto anche l'Europa League, voglio proprio vedere i freaking dopo qualche mese come avrebbero fatto a cacciarlo. Comunque, tornando a Dybala,
E qualcuno deve dire con molta chiarezza che lasciare andare via Dybala, Paulo Dybala, accontentandosi di 15 milioni per il cartellino, ok? Perché questa sarebbe l'offerta dell'Al-Khasiyad. Sapete che la c'era questa clausola che scadeva, mi pare, nei giorni scorsi, di 12 milioni. L'offerta sarebbe 15 milioni. È una follia, è una follia, perché la Roma a livello tecnico è una squadra talmente mediocre che un giocatore del genere è non indispensabile, ma di più, perché è l'unico giocatore che ha il potere, tra virgolette, con la sua classe e la sua tecnica cristallina, di farci vincere un certo tipo di partita che senza non vinci, capito? Perché il tuo livello è talmente alto che in qualsiasi momento ti può sistemare la partita. E in tal senso io invito sempre tutti a rivedersi il secondo gol della Roma contro il Milan allo Stadio Olimpico e provateci voi a tirare, a far fare quella curva a quel pallone. Provateci voi e vediamo quante migliaia di volte ci riuscite, dovete provare per riuscire a metterla all'angolino. Quindi i Friedkin, che purtroppo ormai da tempo, come sapete, sono finiti nel mio mirino di tifoso, perché purtroppo ho capito che loro hanno un modo di ragionare da persone che purtroppo non capiscono tanto di pallone, guardano molto al sodo, loro si fanno ragionamento di Dybala, fra un anno lo perdiamo a parametro zero, non ci guadagniamo niente, è un giocatore che comunque salta tantissime partite, questo lo sappiamo anche noi, salta tantissime partite, ma quanti punti te porta? Ma quante serate di festa, di gioia pura, e non è un caso che sia soprannominato la gioia, no? Perché Dybala è un giocatore veramente da gioia, no? Quante serate ci fa svoltare Dybala allo Stadio Olimpico a vedere un giocatore del genere? Con quei tocchi che, indipendentemente dai gol segnati, sono una benedizione divina, sono un piacere per il palato proprio. Quindi lasciare andare Dybala crea le premesse per una stagione che non è più di, come temevo fortemente, di transizione, di riorganizzazione, ma la stagione fallimentare, dove la Roma non si qualifica manco per l'Europa League, perché qua ormai l'andazzo è questo, considerando che poi siamo anche gente, e purtroppo la Roma è una squadra un po' sfortunata anche con gli infortuni, cioè abbiamo sempre un sacco di infortuni, non so per quale motivo, si fa presto, molto presto, a capire dove ci porterà questa stagione in queste condizioni qui, con dei nomi di calciomercato che sono completamente inadeguati alle nostre aspettative, da Signon, ma anche Marc Pubil, Badé, Lorienté, si parla di Boga, si parla di Soumaré, ma insomma, ma la Roma è questo, che sembra che i giocatori che ci possono interessare devono essere per forza francesi, ma non ci si può prendere un tedesco, un brasiliano, no, tutti francesi devono essere, mo perché questo è francese, si fida solo dei francesi, ma come cazzo lavora questo qua? Ma ditemelo voi come cazzo lavora. Perdere Dybala, ragazzi, e vi saluto con un'immagine del Molo dedicato a Gianluca Vialli, che veniva sempre qui, vedete, con Roberto Mancini uscivano dagli allenamenti di Bogliasco, quindi venivano a farsi una passeggiata su questo bel Molo. Perdere Dybala, ragazzi, è una follia che noi non possiamo perdonare. Bisogna alzare le barricate a Trigoria, bisogna ribellarsi, far sentire la nostra voce in tutte le maniere possibili, ognuno nel suo modo. Io nel mio piccolo ho un canale YouTube, lo posso dire su YouTube, gli altri devono agire in qualche altra maniera, ma ragazzi, la Roma sta andando verso lo smantellamento totale. È una tragedia per me, se perdiamo Dybala
veramente facciamo dei passi indietro incredibili, e oggi vedo in una maniera diversa anche l'arrivo di Matias Soulet, perché io ho sempre pensato forse Soulet l'hanno preso perché così quando Dybala salta qualche partita c'è un'alternativa tecnicamente diciamo adeguata, ma invece adesso comincio seriamente, considerando anche quello che ha detto ieri De Rossi, è chi non vuole stare nella Roma è libero d'andarsene, invece di dire Dybala per noi è un giocatore fondamentale, deve assolutamente rimanere, praticamente gli ha detto se te ne vuoi andare te ne puoi anche andare. Ma vi sembra una dichiarazione da fare, intelligente, di uno che si rende conto di quella che è la sua squadra? Senza Dybala non andiamo da nessuna parte, ragazzi, io lo dico chiaramente, non c'è sta Dobbik o Soulet che tenga, ma che stiamo scherzando? E già con Dybala facciamo fatica, perché comunque è un giocatore che, come sappiamo, salta tante partite. Raga, io sono sempre più preoccupato.